Benvenuti a bordo, viaggiatori, io sono Grizzly. Nel mondo magico di Harry Potter abbiamo visto che c'è un rapporto molto particolare con la tecnologia babbana. Ne abbiamo parlato nello scorso episodio di Diario di Viaggio on the Road. Se non l'avete visto ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, così andate, gli date un'occhiata, lo recuperate e capite un po' di cosa stiamo parlando. Oggi voglio parlarvi di un altro discorso che concerne sempre la tecnologia e il mondo dei maghi, e che concerne uno strumento tecnologico babbano che però sembra aver trovato il proprio spazio nel mondo dei maghi, ossia la radio. E voglio nel contempo chiedermi perché ha trovato spazio la radio, mentre non sembra aver trovato spazio la televisione. Per cui cominciamo questa puntata di Diario di Viaggio on the Road. Sigla! Nel romanzo Harry Potter e i doni della morte, durante la missione dei ragazzi mentre sono dispersi in campagna, utilizzando la radio magica, Ron riesce a sintonizzarsi su Radio Potter, la radio della resistenza contro il predominio dei Mangiamorte, no? E abbiamo questa cosa molto simpatica e divertente di questa radio magica che funziona non solo sintonizzandola, ma anche conoscendo la parola che sblocca la stazione, la trasmissione, altrimenti non è possibile ascoltare questa radio, che in fondo è un po' il principio che sta alla base del pay-per-view che abbiamo nel mondo babbano. Se vuoi guardare questa trasmissione, questa partita di calcio, questo concerto, questo quel che sia, devi avere la smart card con l'abbonamento attivo, e quindi non ti basta sintonizzare sul canale, ma avere appunto la smart card inserita, eccetera. Questo discorso della radio magica, che è uno strumento di resistenza per i maghi contro i Mangiamorte, è una cosa che dai bambini, dai ragazzini, viene letta simpaticamente come «guarda un po' la radio, uno strumento che vedo ogni giorno, che però funziona magicamente». Gli adulti, tuttavia, ci possono vedere anche un discorso molto importante: l'utilizzo di uno strumento come la radio a scopo di resistenza politica. La radio che diventa uno strumento di contrasto ai governi, uno strumento di contrasto allo strapotere di un governo, alla censura, al controllo governativo. Ed è una cosa che è successa in passato, per così dire nel mondo babbano, ma la storia della radio è passata, anche qua in Italia, dalle radio pirata, radio che sono nate per essere al di fuori del controllo del governo, al di fuori della censura del governo. La radio è uno strumento particolarmente potente, soprattutto perché innanzitutto è uno strumento che ti permette di trasmettere la tua voce, trasmettere la musica, trasmettere quello che vuoi tu a grandissime distanze, e sì, è vero che ci vuole dell'attrezzatura molto complessa per poter trasmettere un segnale radio, ma viceversa, per ricevere un segnale radio possono bastare degli strumenti semplicissimi, letteralmente stupidi. È possibile ricevere il segnale radio con una radio a galena costruita letteralmente con pezzi di carta stagnola e fogli di cartoncino. C'è un progetto per una radio a galena fatto da Steven di Rimstar.org. Se non avete visto quel video, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata, è veramente molto interessante, proprio come costruirsi un apparecchio radio, un apparecchio in grado di ricevere il segnale radio con letteralmente un paio di euro, e forse neanche quelli. Ora, dicevamo, abbiamo la radio come strumento di resistenza. La radio è già uno strumento molto importante, uno strumento molto potente, perché è uno strumento di diffusione dei contenuti, uno strumento di diffusione della cultura, è uno strumento che ti permette di far conoscere la musica e i musicisti. Nonostante in questo momento storico abbiamo tantissimi strumenti di intrattenimento tecnologici, quindi dallo smartphone al tablet, a meccanismi come i podcast e roba del genere, però ancora la televisione e la radio, qui nel mondo babbano, rappresentano comunque strumenti molto diffusi, strumenti che hanno contribuito alla diffusione della cultura. La televisione è stato un grande strumento di diffusione della cultura. Ed ecco qui che arriva la prima domanda che mi faccio. Considerando il rapporto che hanno i maghi con la tecnologia babbana, che viene guardata come qualcosa di pittoresco, mi stupisco che
ciò nonostante i maghi siano riusciti a fare propria l'invenzione della radio. Ammetto che, da una parte, la prima cosa che penso è: magari in passato i maghi hanno detto «Dunque, un attimo, i babbani sono in grado di trasmettere la voce da una parte all'altra del globo senza utilizzare un filo, senza utilizzare nessuno strumento, senza utilizzare niente che colleghi fisicamente le due parti». Aspetta, cos'è sta stregoneria? Andiamo un attimo ad approfondire, non è che hanno scoperto qualcosa di magico? No, alla fine magari è un fenomeno fisico, però sta cosa è interessante, potremmo arzigogolarci sopra. Magari un precedente Arthur Wesley, appassionato di migliorare le cose babbane ficcandoci dentro un incantesimo, è riuscito a costruire la radio magica. Oppure possiamo magari pensare, non lo so, che Guglielmo Marconi era un mago e stufo di cercare una soluzione per trasmettere il segnale telefonico grafico senza fili, a un certo punto ha ficcato un incantesimo, non lo so, sui cristalli di quarzo, costruire un oscillatore al quarzo lancia degli incantesimi. Solo che il problema è che l'epoca degli oscillatori al quarzo è passata e però il meccanismo dell'oscillatore funziona ancora. Diciamolo, il dubbio rimane, però è un dubbio molto interessante. Ma in fondo possiamo fare un ragionamento differente, possiamo pensare che la diffusione della radio nel mondo magico sia avvenuto seguendo un percorso similare a quello della diffusione della radio nel mondo babbano. Abbiamo avuto le prime radio magiche pirata, poi piano piano, visto che la radio comunque rappresenta un interessantissimo strumento per la diffusione della cultura, per la diffusione della musica, giovani interessati ad ascoltare musica nuova e differente, giovani interessati a sapere come vanno le cose in maniera un po' più veloce che aspettando che il giorno dopo il gufo gli porti il giornale, ed ecco che magari nel corso del tempo si è cominciato a dire «Beh, in fondo, questa è una tecnologia babbana che somiglia un po' a una stregoneria, quindi perché non farla propria?» E allora magari ci può essere stato un avvicinamento a questa tecnologia che è entrata nel mondo dei maghi, perché anche i babbani dicono «Sì, la radio è questa cosa che non è collegata a nulla e magicamente riceve tutte queste voci, tutta questa musica, tutte queste situazioni». Potrebbe essere questa la ragione che ha spinto il mondo magico ad accettare una tecnologia babbana, ma per lo stesso motivo, e pensando a personaggi come Philo Farnsworth, mi chiedo: bene, nel mondo babbano c'è stata una persona che ha cercato di portare avanti il discorso radio per trasmettere non solo la voce, ma anche delle immagini. E nel mondo magico, dove si cerca di migliorare tantissimo le cose, sembra non esserci nessuna specifica notizia in merito all'esistenza di una TV magica. Abbiamo la radio magica, abbiamo sicuramente, grazie alla magia, dei meccanismi per trasmettere le immagini da un posto all'altro, cioè abbiamo lo specchio a doppio senso, per esempio, che Sirius aveva dato a Harry, ma come meccanismo similare alla radio per trasmettere le immagini dei maghi sembra che non ci sia nessuna notizia. Nei romanzi non ne abbiamo traccia, abbiamo chi parla dei gruppi musicali, chi parla della radio, ma chi ci parla della TV lo fa perché è nato babbana e ci parla della TV babbana. Lo stesso Harry ci racconta che quando è a casa e i Dursley escono e lo lasciano da solo a casa, ha la possibilità di prendere il telecomando e fare un po' di zapping in santa pace. Ma nel mondo magico poi non vediamo questo discorso, vediamo che si utilizza la radio per ascoltare la musica, per avere intrattenimento, si utilizza la radio come meccanismo di difesa contro i mangiamorte, però non sentiamo parlare della televisione. Lo stesso Ministero, quando si diffonde la notizia dell'uso degli infali, dell'uso della Maledizione Imperius, eccetera, mette i manifesti, non ci parla di trasmissioni televisive che informino la popolazione. E insomma, per me questo rimane un dubbio. Per cui vi chiedo, voi che cosa ne pensate? Secondo voi, come ha fatto la radio a diffondersi nel mondo magico? E se c'è riuscita la radio, come mai non c'è riuscita la televisione? Perché abbiamo una radio magica, ma non abbiamo una TV magica? È possibile che ci sia un Philo Farnsworth dei maghi che sta lavorando alla TV magica? Non abbiamo notizia, però potrebbe anche esserci questa situazione. Oppure no, non abbiamo questo sviluppo perché ai maghi non interessa avere la possibilità di trasmettere le immagini, vedono che per i babbani la TV diventa uno strumento di annullamento della cultura, soprattutto negli ultimi anni, di annullamento della mente, non vogliono avere una caterva di maghi che passano il tempo a, non lo so, guardare telenovelas, e allora preferiscono andare avanti con le radio. Premesso e preso atto del fatto che molti serial sono cominciati alla radio, quindi
c'è anche questo da considerare. Dobbiamo considerare che la radio è appunto l'invenzione babbana che è stata migliorata dai maghi, oppure magari no, la radio magica ha il nome che viene dato dai babbani allo strumento, ma è una cosa completamente differente. Voi che cosa ne pensate? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene, anche per oggi siamo arrivati in fondo a questo vlog. Come sempre, se sono riuscito a stuzzicare la vostra curiosità, o se per esempio state ascoltando questo vlog come un podcast attraverso la radio magica, allora vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, o su altri strumenti di condivisione che avete a disposizione nel mondo magico. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che avviene iscrivendosi al mio canale YouTube, ma per esempio non avviene quando si sintonizza una stazione della radio magica. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere occasionalmente piccole curiosità dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!